Ciao a tutti ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Case Abbraccio. Oggi siamo a registrare troppo. Infatti ultimamente tocca calare un po'. Basta, no, troppo, è faticoso. Beh, c'ha ragione. Oggi parliamo di questo case qui. Che case è? Vai, spara, di, vai. Troppo rogue in negozio, cioè ultimamente mi sto innervosendo. Il cliente ci ha portato una build da montare, naturalmente con questo rogue Strix Helios come tipo di case abbiamo pensato... Perché non ci facciamo una build? Perché quando ci è capitato qualche tempo fa, ci siamo presi dal lavoro che non abbiamo registrato, però ci abbiamo già messo le mani. Però ho detto, facciamolo vedere anche a loro. Sì, anche che non ci sono tanti contenuti sull'Helios. Esatto, quindi ho detto, facciamolo vedere. Visto che Asus c'ha i suoi fan, specialmente se si parla di ROG. Vabbè, andiamo a vedere questo case. Allora, io non è che non so d'accordo, è che comunque è grosso. Cioè, è grosso, c'ha le maniglie. Ci sono, allora, il fatto che sia grosso non è per forza un male. C'è un comodo tasto nella parte posteriore, si preme, la paratia viene in avanti ma non cade, quindi poi possiamo passare perché a sfilarlo. Perché è specificato che non cade? Perché uno preme, la vede che fa così, cioè, oddio, cade. No, perché hai mai rotto dei vetri tu? No mai, assolutamente mai. Vetro temperato di buona qualità, già si vede qui, c'è un 0,3 mm, è intelaiato naturalmente, ormai siamo abituati a vederlo che è intelaiato. Questo qui non è a sportello, non è a scorrimento dalla parte posteriore, ma si infila così e si va ad agganciare, quindi non male. Stesso discorso per la parte posteriore, perché questo qui è vetro da ambo i lati. Questo case naturalmente è un full tower, è molto grande, molto spazioso. Già noto con piacere che ci sono in dotazione 4 ventole. Quelle davanti sono 3 ventole da 14, quindi sono più grandi, quindi non sono da 12. E nella parte posteriore anche c'è un'altra ventola da 14 che danno già in dotazione. Ma è a LED? No. No, sono ventole a pala nera, però ne danno comunque 4 e già comunque devo dire che è un buon risultato. Consente di ospitare la scheda madre con... Qui abbiamo un numerino, non so se si vede dalla cam, sì. Numero 1 e numero 2. Il profilo 1, quindi montato in questa posizione, il copricavo barra bugia holder, ci consente di montare schede madri ATX, naturalmente poi micro ATX, mini ITX, vabbè, insomma, nice. Tutti i formati più piccoli sotto all'ATX. Se invece dovessimo acquistare una scheda madre extender ATX, ci basterà svitare e spostare questa cover sul numero 2, quindi acquisiamo più spazio qui per poter arrivare con la scheda madre. Devo dire non male, mi piace anche questo lato estetico con i bugia holder. Sì, è comunque c'è un qualcosa che spezza. Allora, la parte del copri alimentatore devo dire che è molto forata, ma tanto tanto forata. Pure con un bel disegno. Sì, ha un bel disegno. Troviamo che hanno messo una paratia in plexiglass, non so per quale motivo. Per non lasciare il buco. Sì, è vero, però buco non buco, alla fine comunque deve essere trasparente. Vabbè, l'hanno messo qui. Naturalmente questo qui, il binomio perfetto è metterci un... ROG Thor come alimentatore, o i nuovi Loki come tipo di alimentatore, e si può mettere qui perché c'ha il display, ci fa vedere il consumo e il wattaggio, ma questo è un altro discorso. Notiamo anche la serigrafia fatta su questa parte in metallo con sempre Republic of Gamer. Devo dire che sono molto narcisisti su questo, no, qui. Dici? Però gli riesce bene perché poi si vendono bene come tipo di... è una cosa che comunque gli invidio. Buono il passaggio per l'alimentazione della GPU, perché comunque è coperto dalla gomma che in caso noi non dovessimo utilizzarla comunque rimane chiuso. Diciamo chiuso. Buona la feritoia per il passaggio di audio frontale, USB frontali, pulsanti di accensione, anche se comunque sia potevano... cosa, danno per scontato che tu qua dentro non monterai mai una scheda MSI, e li posso pure capire perché. Perché MSI c'ha l'HD audio in fondo e in fondo invece no, ma anche Asus l'hanno fatta un po' corta. Infatti stavo proprio per dire, l'avrei fatta leggermente più lunga proprio per agevolare l'attacco del power button, reset, HD LED eccetera, come di qua per l'HD audio. L'hanno fatta un po' più corta, diciamo che il cavo deve uscire, deve fare un pezzettino di strada, poco male. Anche nella parte superiore invece, anche se sono molto più piccolini, però ne abbiamo due qui per il 12 volt per la CPU per alimentare, e qui generalmente si fa passare i cavi del dissipatore a liquido o comunque qualsiasi cavo di ventolame che deve passare
passare per andare nella parte posteriore. Ovviamente vi può sembrare che ci sia poco spazio perché questa ventola è avvitata veramente in alto, però vi dico che invece ci va tranquillamente un 360 di quelli anche belli cicciotti, sì, ci tipo va. Un Arctic ci o va similari. C'è tantissimo spazio tra l'ultimo piedino, il supporto della scheda madre e il top del case, ci sono almeno 5 cm, quindi c'è tanto spazio dove poter. E poi sta veramente verso questo lato, verso il vetro, quindi sta staccato il più possibile anche dall'altezza delle RAM, quindi non c'è il rischio di incombere, di andare a toccare comunque le parti dell'hardware. Notiamo anche con piacere che in questo modello di case c'è la predisposizione, naturalmente le mascherine, quindi le grigliette sono tutte avvitate e non saldate, per poter montare la scheda video in verticale. Scheda video in verticale, questo case ha una concezione leggermente datata, quindi se andiamo a prendere una scheda fino a anche una 40, ok, 40-80, però non deve essere una linea di 40-80-40-90 che è dietro a tre bracket, cioè che ha tre, che gli servono tre supporti, perché qui ce ne vanno massimo due. Per farvi capire, sicuramente una 40-80 Ventus ci va. Per farvi sempre il paragone con MSI, che sono quelle che trattiamo, se prendete una Gaming X Trio o se prendete una Supreme, non ci va. È da verificare prima. Il frontale, naturalmente, questo qui si illumina, nonostante abbia il vetro temperato. Devo dire, molto carina questa cosa, il motivo che è molto carino, dopo lo andiamo a vedere illuminato. Ha un filtro antipolvere che si può sfilare dall'alto, per quelli pigri, questo. Comodo, molto lungo, bello intelaiato in plastica, che si può lavare tranquillamente sotto l'acqua corrente, quindi buono. Allora, le bande queste laterali che vediamo, con piacere notiamo che sono comunque in alluminio, in ferro, proprio in alluminio. Lei è sicuro? Sì, sono sicuro, perché sono belle, sì, fresh. È freddo, senti l'anellino come sbatte. Il vetro, questo supporto davanti, la parte anteriore, come la maggior parte di case, basta afferrare sotto un bello strattone e si sgancia. Questo qui è fissato dalla parte interna con delle viti. Per questo motivo ci danno la possibilità di sfilare il filtro antiparticolato di serie. Però posso essere cattivo su questo, perché alla fine io il vetro prima o poi dentro lo dovrò pulire e devo smontare mezzo case. No, allora puoi fare in due modi. Se sei un po' più pignolo devi smontare, ok, tutto il frontale. Se no si può fare un lavoro di... Per lavorare con le ventole si svita tutto il supporto in metallo, togliendo questo e togliendo il filtro si accede al vero dalla parte interna. Non questo lo so qual è più scomodo dei due, però. Questo se vogliamo essere un po' più rapidi, cioè naturalmente però il tutto, il frontale è fissato da tre viti per lato. Andiamo a vedere la parte superiore di questo case, ve lo abbasso io così siete comodi. A parte questa scelta estetica che può essere discutibile o meno, del fatto di mettere questa imbracatura che può essere comoda per essere trasportata, però comunque si toglie. Sì, si toglie e va tolta. L'unica scomodità che gli trovo è proprio questa, il doverla togliere se dobbiamo mettere mano al top del case, perché purtroppo, vabbè, questo però è qui fatta bene, dai, si può togliere, si rimette con... rimetterla. Questo qui si riesce a togliere anche se ci sono le imbragature, perché questo si afferra qui e si sfila tutto il frontale per poterci lavorare in plastica, comunque intelaiato. Questo filtro si può togliere, si può anche lavare volendo e si può lavorare comodamente su questo supporto, che si può smontare, lavorarci esternamente e rimontarlo tutto insieme al dissipatore o alle ventole. Ottima cosa. E questo qui alla fine va rimesso, quindi comunque sono 4-5 passaggi nei loro fori e si ristringe. Dai, ci vuole un attimo, ma non facciamo i pignoli. No, è esteticamente, dicevo, è discutibile, perché deve comunque piacerti il fatto di avere questa imbragatura. Sì, ma ti ricorda che c'è un ROG. Lo so. 4 prese USB 3 e una Type-C. Audio e microfono, quindi cuffia e microfono, sono splittati. Abbiamo il tasto per poter gestire la velocità delle fan e il tasto per gestire invece i LED. Pulsante di accensione e pulsante del reset. Quindi ci rimane anche il reset, nonostante abbiamo più tasti per gestire sia velocità che colori delle ventole. Andiamo a svitare così vediamo l'interno. Mi piace il fatto che sia trasparente. Allora, un coprimagagne e semicoprimagagne. È un fumelo, hanno fatto comunque voluto in plastica per non appesantire troppo il case, che già di per sé comunque ha il suo peso, perché la struttura è bella solida. Questo sportello si può aprire e si può sfilare, poi si può rimuovere una volta che lo apriamo completamente, eccolo qui, e rimane comunque bello leggero. Con il fatto che qui c'è il vetro, andava per forza di cose messo un copricavi. Sì, qualora non l'avessi, non te lo fossi scordato, hai un ROG, mi raccomando. ROG, anche sulle fascette, ROG. Beh, giustamente...
spingono tanto. Sì, su sì, abbiamo capito, cosa. Insomma. Allora, qui troviamo quattro supporti che si possono anche rimuovere per poter fissare l'SSD, quindi si rimuove, si avvita l'SSD dalla parte posteriore e si riavvita. Comodo perché comunque c'è la vita a pomello, quindi qui possiamo lavorare anche abbastanza slegati dal giravite. Quindi quattro supporti per dischi da 2,5. Qui sotto troviamo il cestello avvitato e removibile dall'altro lato, perché va tolta la copertura in metallo per potervi accedere. Questa parte sì. È stata lavorata da tutti e due i lati, sì. Questo perché hanno deciso di fare i piedini in tutto un pezzo, diciamo. Sì, tutto un... Però quella sembra una scemenza, ma quella feritoia aiuta a far circolare sì. L'aria al di sotto del case. È vero. Qui c'è un controller naturalmente per quanto riguarda le ventole, quindi le quattro ventole del case sono già connesse al controller e possiamo gestire la velocità dal tastino. E c'è, naturalmente ci sono connessi anche i LED, che sono quelli che riguardano il frontale del case, sono connessi al controller, quindi lo troviamo qui bello nascosto. Parte già bene con il discorso cable management, c'è un ottimo spazio. Vediamo un attimino il sotto e adesso poi andiamo a vedere il sotto. Allora, abbiamo un filtro che corre tutta la sua lunghezza, devo dire bello comodo, che si può sfilare sempre dalla parte frontale, così se il case è infilato, insomma, sotto la scrivania, lo possiamo sfilare e possiamo lavarlo. Questo normale. Per accedere al cestello dei dischi devi svitare come nei Cooler Master dell'anni del cucco. Sta cosa non mi piace. Bisogna togliere una vite, che è questa qui. Rimossa questa vite nel 2023 ti sembra una cosa corretta questa? Ma devo dire, sempre ricordando che questa concezione risale almeno al 2020-2021, quindi glielo possiamo far passare, che siamo noi che siamo in ritardo con la recensione. Sì, questo è bello. Allora, questo cestello qui, vediamo se ha una vite anche nella parte posteriore. Sicuramente sì, quindi la vado a svitare. Anche perché di tutto quello che potevi copiare a Cooler Master, sicuramente non era questa. Non era questa la cosa. Ok, qui si accede appunto al cestello dei dischi. Se dobbiamo montare appunto dei dischi da 3,5 pollici, 2,5 pollici, abbiamo le slitte e questi buchi servono per svitare le due viti per poter rimuovere completamente il cestello. Quindi dall'alto si infila il cacciavite qui dentro e possiamo andare a rimuovere appunto il cestello. Vedete? Così, comodo. La vite sta qui, si può sganciare e togliere. Ultime due cose da farvi notare. Il controller si alimenta con una presa SATA, e questa è una cosa buona, e ha anche la presa RGB che abbiamo voluto verificare per appunto bypassare il controllo da tasto e consentire appunto alla scheda madre di gestire l'illuminazione del case. Abbiamo trovato nel packaging questo supporto che praticamente serve per poter montare due schede video in verticale, cioè questo qui si va a montare precisamente qui, rimuovendo tutte le placchette. Se dovessimo montare due schede video in verticale, anche se ad oggi è molto difficile trovare una build con doppia scheda video, se ne può montare una un po' più internamente e questa qui che invece rimane qui, quindi una un po' più esternamente. Perderemo quasi tutte, non dico tutte, le prese sulla scheda madre PCI Express, però anche qua voglio essere cattivo. Allora, qua abbiamo appurato che una scheda con 3 slot non ci va. Mi fai questo supporto per metterla più interna? Perché mi ci hai fatto solo 2 fori? Me ne facevi 3 e... Avevamo risolto... la doppia scelta, è vero. Abbiamo il supporto per poter montare, avvitare una ventola da 12 internamente che soffia verso l'alto. Che non fa qualora ci fosse proprio la necessità, comunque abbiamo questa piccola predisposizione e devo dire che può essere comunque apprezzabile. Andiamo alle conclusioni finali. Ecco qui, abbiamo abbassato un po' le luci per consentirvi di apprezzare il frontale, che devo dire è bello. Sì, il frontale fa un bel effetto, devo dire, perché poi con lo sfondo nero, per questo le ventole sono a pala nera e non sono illuminate, sennò comunque sì. Andavano a rovinare, ci sarebbero viste dietro, però esatto. Insomma non... Allora, veniamo alla nuova lente. Noi in realtà, non vendendolo, non sapevamo quanto costasse, se andare a vederlo adesso. Io vi dirò la mia personale opinione. È un case il quale voto che sto per dare dipende esclusivamente dal prezzo, perché ancora oggi può essere una cosa valida. C'ha quelle due o tre cose che ti fanno capire che è stato progettato qualche anno fa, però ancora ti direi che se sei un fan di ROG, vuoi il case ROG e hai una bella build importante, soprattutto ingombrante, è un case che potresti scegliere. Il problema qual è? È il prezzo, perché un case del genere, secondo me, se gli togli il marchio, lo fai marchio X, dovrebbe costare ad oggi sul mercato, con quello che ha, tra le 270-280 e le 310-320 euro. Questo è il range di prezzo che mi sento di dare. Il problema è che questo case non si trova a 300 euro, ne costa, nel momento in cui registriamo su Amazon, ne costa 410.
Se già 400, capito? È carico. È un po' tanto, cioè siamo un centinaio di euro sopra quello che dovrebbe costare. Riconosco che il costo che c'ha in più ce l'ha perché è ROG, quindi giustamente si paga pure un po' al marchio. È giusto per certi versi. Quindi il marchio se paghi. Che voto gli dai quindi? Nel complesso, se lo devo recensire oggi, che te do? Ti potrei dare un 7,5-8 al case, però a sto prezzo ti do un 6. Cioè, te lo accetto se sei un fan di ROG. Sei stato anche di manica larga, devo dire. Mazza, comunque, no, manica larga non sul voto, ma sul prezzo che avresti dato se questo case non fosse brandizzato ROG. Sai, ma che c'è, noi di fascia alta che trattiamo adesso? Siamo su Fantex principalmente, quindi ti dico un P500A. Quanto pagheresti questo in più di un G500A adesso? È un po' più grande, c'è il design del frontale un po' più curato, però manca pure una strescetta di LED, cioè sì, è vero, per qualcosa in più, sì, forse. Comunque però, sì, mi trovi abbastanza d'accordo. E allora, il case è veramente ben strutturato, la struttura è bella solida, vetro temperato davanti, dietro e di lato, quindi su tutti e tre i lati ha vetro temperato, questo bel motivo, quindi comunque ha un discorso di LED, ti danno quattro ventole. È tutto brandizzato, studiato, comunque nei minimi dettagli, il discorso anche del bugia holder, devo dire molto carino, molto ben fatto, molto studiato. Allora, contro gli do, al discorso del prezzo naturalmente, perché comunque è come se il prezzo non si fosse aggiornato via via, che ci sono state altre uscite da altri competitor. Il prezzo di case non è che cala. No, però ecco, o lo togli dal mercato, magari lo fai troppo, poi sicuramente questo magari sotto Black Friday lo trovi a 300 e posso dire, beh, ho preso un bel case, l'ho pagato il giusto. 400 diciamo che siamo un po' oltre. Non, io ti ho detto 2,70-3,10. Siamo là, quello sì. Sarebbe il range suo, secondo me. E sono stato comunque largo. Calcola tu oggi in G500A lo prendi con 200 euro. Certo, appunto. Di contro, naturalmente, a parte il discorso del prezzo, se vuoi, escludiamo il prezzo, senza voto. Ti dico, pesa un po' troppo, perché comunque sia tutta la struttura del frontale e del top è fatta tutta comunque in metallo, quindi è abbastanza pesante, nonostante abbiamo tolto tutte e due le paratie in vero temperato. Non vuoi solido, ma non lo vuoi pesante. No, però, ragazzi, capito, dobbiamo però un attimino studiarcela questa cosa. Se io tolgo il inventa vero temperato, un materiale che è solido come l'acciaio, ma che pesa come l'alluminio, inventatelo. Il vibranio. È acciaio inossidabile, lo sai quanto te costa? 7.000 euro. Esteticamente mi piace, ha questa linea un po' tagliata, un po' aggressiva, bello questo bello nero dark che ci sta bene, che sicuramente facendoci una build o full black o magari anche full white all'interno spezza veramente molto bene, quindi è un case che mi sento di promuovere. Poi c'ha questo piccolo inciampo, è un case guarda, c'ha, per ridurre tutto a una frase, direi che questo è un case che puoi comprare se sei veramente fan del marchio. Devi essere veramente fan del marchio e avere una build, non ti dico una volta che compri questo devi fare per forza tutto ROG, però sì, una build insomma quasi monomarca. In chiusura aggiungo una cosa che non c'entra niente, vi starei tutti chiedendo perché ho questa tramba in fronte, perché mi sono incollato una serranda proprio piena, sai quelle cose che senti bam. Non è vero, ogni piacesto che si ha dato una testata per testare la solidità e devo dire che è solido. Ragazzi, allora nei commenti scrivete voi che cosa ne pensate, date il vostro parere, il vostro voto, il vostro giudizio. E tanto ci saranno i fan di ROG che smino del mondo, chi non gli piace ROG sono apprezzato. Ma sarà bello leggere anche questo. Vabbè. Naturalmente lasciate pure qualche consiglio su come si potrebbe migliorare proprio questa rubrica, che è la più famosa, che è anche l'unica, quella che dura di più e anche l'unica se vogliamo aggiungere, che sminuisci sempre questo ROG. Comunque, scrivete i vostri consigli, cosa potremmo migliorare, magari dal prossimo case potremmo introdurre un qualche consiglio, che ne so, parlate meglio di questa cosa, potremmo andarla a vedere. Esatto, chiudiamo con una cosa veramente importante, questo case lo rivedrete nel prossimo video, giovedì prossimo ore 13, ci faremo una bella build all'interno. Vuoi dare qualche anticipazione dei componenti? I componenti, qualche piccolo spunto, vi diciamo quello che andranno a finire in questa build, è una, sempre naturalmente, ROG 0790F Gaming con un 13.9K all'interno, una 4090 Founder. Quindi Non ROG, 4090 Founder. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video naturalmente lasciateci un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E per questa puntata di case a braccio un po' più lunga, fa vedere il braccetto, è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.